Buongiorno, buongiorno e bentrovati in questa edizione di Mattino 6 di martedì 21 marzo 2017, pronti a sfogliare le pagine dei quotidiani locali e a vedere anche le prime eh, pagine dei eh, quotidiani, delle testate eh, nazionali. Iniziamo subito con le quattro edizioni del eh, centro, poi vedremo anche la prima pagina del messaggero Abruzzo e eh, della città. Qui siamo sull'edizione Aquilana, scuole e cimiteri, cantieri fermi, eh, l'Aquila, studio del... Lance svela la paralisi della ricostruzione pubblica. Poi al centro questa foto: L'Abruzzo non ama i disabili, bambino autistico respinto dalla scuola. Le associazioni che scendono in piazza. Poi ancora attentato a Berlino: tre arresti per la morte di Fabrizia, bufera sulla Rai. Lista sessista: cancellato. Talk della Perego di spalla: vediamo a Celano in goia, scheggia di legno, salvato dal chirurgo all'Aquila, Silveri, ex ASL, candidato con una lista civica, candidato chiaramente alle prossime elezioni comunali a L'Aquila. In basso il bimillenario Assulmona, studenti dall'Europa per Ovidio, deposti i fiori e una corona sulla statua in piazza 20 Settembre. L Omicidio di Vasto, l'assassino si pente, il PM chiede l'ergastolo. Ora la prima edizione di Chieti, il PM Carcere a vita per Dilello. Questo è il titolo d'apertura. Omicidio di vasto, l'assassino di Delisa chiede perdono, ma non basta. E poi di spalla Chieti pugile in coma inchiesta per lesioni eh, gravi. Ateneo, oggi il via libera agli eh, stipendi. In eh, basso, polemica sulla eh, scrittrice gay, la Vecchioni mh, ospite al Detitta. Gli studenti si eh, dividono. E a Chieti arriva a testa il nuovo eh, procuratore a giurato. La prima pagina dell'edizione eh, teramana. Teramo, rebus per il polo scolastico. Sull'ipotesi delle mh, aule allo stadio pesano le condizioni della protezione. Civile, sempre a Teramo, ragazza salvata in extremis da un aneurisma. A Giulianova cade l'intonaco, pericolo per i passanti, e poi in basso per il calcio. Campitelli medita l'addio: il patrono potrebbe lasciare la società a fine stagione. Omicidio di Vasto, l'assassino si pente, il PM chiede l'ergastolo e ehm, Andiamo ora con l'edizione eh, pescarese, la cronaca in apertura. Minacciata di morte dall'ex. Eh, L'appello disperato della donna l'ho già eh, denunciato tre volte. E poi in provincia di Pescara c'è Pagato. Ti crolla un muro in un cantiere, feriti due operai. In via Orione, rogo alla tua, distrutti due autobus. In basso, pugile in coma, via all'inchiesta. La Procura di Chieti eh, apre un eh, fascicolo. Per lesioni aggravate. Poi omicidio di Lisa, l'assassino si pente, il PM chiede l'ergastolo. E adesso vediamo la prima pagina del Messaggero Abruzzo: niente scuola perché autistico a Lanciano. Mamma contro tre istituti, non vogliono iscrivere mio figlio alle medie. I presidi: mai respinto quel bambino. Il sindaco convoca tutti, interviene il eh, MIUR. E poi sotto la eh, testata: basket, sharks, l'ironia di eh, Cimorosi in stile eh, di Bala delusa, e tutto questo dopo il risultato del derby di A2 con la vittoria dopo il doppio overtime di Roseto. Serie A e Pescara guarda al futuro tre giovani nel mirino. A Pescara pieni tagliati avvisi di garanzia a due dirigenti del comune. Ipotizzato l'abuso, inchiesta dopo gli esposti di Salviamo gli alberi, la difesa, fusti abbattuti per ragioni di pubblica incolumità. Poi ancora ehm, di spalla i tribunali più efficienti rischiano la eh, chiusura. Vezzano al primo posto nel civile, Sulmona ottavo nelle triennali. E Poi mh, la fotonotizia al centro, il PM condannate all'ergastolo di Lello. In aula il vedovo vendicatore, venerdì la sentenza. Sempre in taglio medio, il PD si apre la conta, domani arriva il ministro Martina, Regione Test per lo schieramento di Dal Alfonso Chiavaroli eh, presenta AP, siamo all'opposizione. E ora andiamo a vedere la prima pagina eh, della città, il quotidiano della provincia di Teramo, Terremoto, la politica, al dunque Brucchi vola all'Europarlamento di Bruxelles, alla Camera si votano gli emendamenti al decreto SISMA. e Poi sotto la testata, due notizie da Giulianova, eh, Mastro Mauro lascia il PD per Bersani e eh, D'Alema. Aderisco ad articolo 1, dice il primo cittadino di eh, Giulianova. Sempre a Giulianova, veleno per animali al parco dei bambini, al mercato eh, coperto. La foto notizia... Inizia al centro, libreria del Corso, in Mondadori interessata ad affittare i locali di Tezenis a Teramo. Poi ehm, ancora marcia indietro sugli impianti sportivi a Tortoreto. Il dirigente annulla il bando del commissario. Di spalla, eh, Roseto degli Abruzzi: un piano da mezzo milione per sistemare il pontile. Poi per lo sport Cimorosi: perché il comune non usa i project? Eh, in basso, in provincia, via libera per l'ampliamento di Portorose. In eh, basso, eh, per lo sport, l'esploa ehm, col Gubbio, la salvezza del Teramo è a tre punti. Millenario sul Mona celebra la tanto attesa primavera di Ovidio. Adesso lasciamo per un attimo le testate nazionali e andiamo a vedere le testate, le testate nazionali con il Corriere della Sera. Che apre così, 5 Stelle staccano il PD, Movimento 5 Stelle al 32,3%, avanti di 5 punti, effetto scissione dei DEM. Ma MDP, ehm, Movimento dei Democratici e Progressisti, è solo al 3%. Grillo a zero il consenso, dopo il caso Genova. Chi non è d'accordo fondi un altro eh, partito. E poi, sotto la testata, l'FBI indaga sui collaboratori di Trump, voto 2016, eh, possibili eh, legami con Movimento. Eh, Mosca. E poi la fotonotizia su Twitter: un selfie con Assad, razzi non fa più ridere. L'euforia del senatore eh, ricevuto eh, dal eh, tiranno siriano. Avanti con la prima pagina di eh, Repubblica: bonus mamma, regole confuse, ora è scontro tra Inps e Ministero. I ritardi sull'assegno: il primo anno di un bebè costa eh, 7 mila euro. E poi il diktat di Beppe Grillo: sono il garante del Movimento 5 Stelle, chi non lo accetta eh, si faccia un altro eh, partito. La eh, polemica sulle candidature. Eh, Genova. E poi ancora Locri, affronto allo Stato, via la polizia e Don Ciotti. Oggi la marcia di Libera dopo la visita di Mattarella. Poi il caso Donne dell'Este e sessismo in tv. La Rai chiude il programma. Avanti ancora con la prima pagina del fatto quotidiano: modello Jobs Act dallo spot di Renzi alla fuga. Giglio Magico SPA prende contributi per 500 assunti e li mette in cassa. Poi ancora iscrizioni cammellate, il PD si scinde, le tessere volano. Effetto congresso. In taglio medio l'FBI indaga su Trump e gli aiutini di Putin, il capo dell'agenzia, il Cremlino odiava Hillary Clinton. I federali puntano sullo staff del manager repubblicano per individuare contatti con i russi, stesse tecniche e fake news per influenzare il voto in Europa. Poi garante in capo, grillo, regole giuste se ne vada chi è in eh, dissenso ora la prima pagina del tempo e ora trema fini manette per il cognato ma è irreperibile a Dubai i, i PM Gianfranco non poteva non sapere clan dei casalesi un pentito parla di AN dell'interesse per il business del gioco di eh, Corallo spunta il giallo di una seconda casa a eh, Monte Carlo e poi c'è eh, l'editoriale di Gianmarco Chiocci per una volta fai al centro la fotonotizia, sempre liberi di eh, devastare, tra parentesi, impuniti tutti gli autori degli scontri a Roma e sabato la città sarà, sarà di nuovo sotto attacco di spalla anche eh, l'Elemora, fonda un partito eh, Libertà e Onestà, l'Elemora che sta finendo di scontare la eh, pena. Avanti ancora con la stampa, questa l'apertura. Trump-Russia si muove l'FBI. Il numero uno, Comi conferma l'indagine sui rapporti fra Cremlino e staff del presidente. La Casa Bianca nessuna prova. Smentite le accuse a Obama di aver intercettato il Tycoon. L'annuncio di Londra. Brexit al via il 29 marzo. Francia, primo match in tv fra i candidati. Scontro su immigrazione e burocrazia. E poi ancora al centro salvare l'oro blu. La missione possibile domani la giornata mondiale dell'acqua, um, ne buttiamo ancora troppa. Più di un terzo ehm, è eh, dispersa. Ancora con la mh, prima pagina del giornale, Casa di Monte Carlo Fini, eh, riciclatore seriale, accusa shock del Jeep. Lui e la compagna al centro di reati gravi e ripetuti, chiesto l'arresto per Tugliani, eh, latitante a mh, Dubai. E poi mh, al eh, centro le donne dell'est oscurano: Rai 1, Perego nel mirino del Politically Correct, bufera sulla lista delle loro qualità, chiude. Eh, parliamone eh, sabato. Ehm, ma il vero errore si scrive è eh, inseguire lo share, ipocrisia in viale eh, Mazzini. Um, ancora avanti mh, con la. Eh, prima pagina del Messaggero, all'Italia senza accordo chiude, vertice ehm, su Tagli ed Esuberi e Del Rio, situazione drammatica, si tratta oltranza, cancellati 201 voli per lo sciopero dei controllori, taxi verso meno vincoli per NCE e eh, Uber, eh, poi eh, sotto la testata c'è lo Sport, Pallotta e Spalletti rivivono l'incontro, il futuro è incerto, Mancini, io perché eh, no, e poi Renato Zero dopo 50 anni, niente più eh, pop, ora un eh, musical. Basta luoghi eh, comuni, scrive Marco Gervasoni nell'editoriale, la verità sull'Europa è fondata sulla m, crescita. E poi ancora leggiamo la fotonotizia al centro, Trump e i legami con la Russia, l'FBI contatti prima del m, voto e poi in taglio medio sempre stop agli stereotipi, agli stereotipi sulle donne. La RAI annulla il programma, bufera m, sullo spazio della Perego per la lista m, sulle fidanzate dell'Est, Maggioni grave. Errore. E poi eh, libero. La prima pagina arrestato il cognato di Fini, ricercato a Dubai per riciclaggio. Per lo stesso reato sono indagati l'ex presidente della Camera e la moglie Elisabetta Tugliani. Alla famiglia. Sono già stati sequestrati beni per 5 milioni di euro. L'ordinanza Gianfranco non poteva non eh, sapere. Poi eh, sfotte le donne dell'est, Perego sospesa dalla RAI. Ridicola eh, decisione della TV Pubblica per Appunto eh, libero. Eh, L'unità più lavoro meno mafia Locri scritte contro Don Ciotti alla vigilia del giorno del ricordo delle vittime innocenti. La criminalità organizzata fa affari per 17 miliardi l'anno, toglie occupazione e deprime eh, l'economia. Il manifesto, l'apertura è Deserto Libico, e poi ancora La Verità: fiumi di denaro sporco per fini. Arrestate Giancarlo Tugliani, ordine del giudice. Può ancora avvenire, via eh, dalla decrescita infelice, Bagnasco: la priorità il lavoro e i giovani, il fattore famiglia per contrastare la denatalità. Eh, il eh, mattino, agenti feriti, no alla solidarietà. A Napoli, il Consiglio, Comunale, il Consiglio Comunale boccia la mozione di Forza Italia, bufera sul sindaco. Poi anche qui la notizia: talk show sessista. La Rai nella uh, bufera: eh, chiuso il programma della Perego, meglio le donne eh, dell'Est, rivolte sui eh, social e poi ancora il secolo XIX e andiamo a chiudere così la rassegna nazionale Grillo a zero ai contestatori chi non è d'accordo si faccia un altro eh, partito l'out-out di eh, Cassimatis il leader all'attacco dopo il caso Genova un casting per il eh, governo Possiamo dunque lasciare la rassegna nazionale e possiamo approdare dunque a quella locale andando a vedere le pagine del centro, ripartendo da pagina 2 e 3, dove c'è il caso appunto della, della pugile, anzi, pagina 4 e 5, dove c'è il caso della pugile in coma che era in competizione al torneo organizzato a Chieti, Quantoni Rosa, la grande sfida di Francesca in coma tra paura e speranza, ora le condizioni sono stabili, ansia per la pugile di 26 anni che ha perso conoscenza dopo il match a Chieti, storia di passione e sacrificio e quella fame di vittoria dopo la laurea in legge. C'è attesa per il nuovo bollettino medico, si riapre il dibattito sullo sport violento e sulla presenza femminile. Poi, eh, ci sono due testimonianze in basso eh, l'impresa dell'atleta pescarese la mia sfida per Tokyo ecco il sogno di eh, diretta, diretta eh, Cipollone, cresciuta nella eh, pugilistica di Giacomo Montesilvano, ora fa parte delle Fiamme Azzurre, dura la vita da eh, atleta. poi il parere dell'ex eh, pugile Nino La Rocca: troppa fatica sui ring non è roba per eh, ragazze. E poi il movimento in Abruzzo: alcuni dati sul ring: 653 atleti, aumentano le donne, primi pugni a 5 anni, numeri di una passione nella regione, 34 società attive, la presidentessa. Eh, della FPI, cioè la Federbox Abruzzese Verna, non è uno sport eh, violento. Comunque vediamo il eh, servizio. Francesca Moro in coma nel reparto di rianimazione di Pescara è stata operata d'urgenza al termine di un incontro di boxe nel corso del torneo nazionale femminile, che si è svolto al Palasport di Colle dell'Ara a Chieti nel weekend. La giovane 26enne di Padova ha iniziato ad accusare il trauma sul ring. Al termine dell'incontro, tolto il caschetto, ha mostrato subito che qualcosa non andava quando le sue mani hanno iniziato a toccare la fronte. Poi la sua camminata è diventata rallentata e discontinua, come fosse frastornata. Pochi secondi dopo. Mentre scende dal ring, si accascia e da lì partono i soccorsi. Portata prima all'ospedale di Chieti, riscontrato il trauma neurologico, viene trasferita d'urgenza a Pescara, dove ha subito un intervento per rimuovere l'emorragia. Dopo due giorni, la donna si trova ancora in coma. I medici mostrano un cauto ottimismo, anche se le condizioni restano gravi. Le condizioni di Francesca Moro: sabato l'intervento immediato. Si attende di sapere quali sono le condizioni dopo quello che è stato un incidente che ha scosso un'intera comunità. Sì, la ragazza è arrivata in stato di coma, aveva un ematoma sottodurale acuto per cui è stato necessario operarla e dopo è tornata in rianimazione, è tuttora in coma, collegata al respiratore meccanico, intubata. Abbiamo fatto un attack cranio di controllo che ha mostrato una normale evoluzione del quadro clinico, però insomma la prognosi rimane riservata. Quali saranno i prossimi passi per avere contezza anche di qual è il decorso operatorio? Ma, eh, dunque, è stata ripetuta ieri sera alle 21 un una nuova TAC eh, che ci ha fatto vedere l'esito dell'intervento con una piccola zona ischemica eh, che è apparsa eh, diciamo, nei tempi giusti, cioè eh, legata al fatto dell'intervento e del trauma. Eh, adesso continueremo con la sedazione e analgesia. E poi pian piano cominceremo a ridurre questi nostri farmaci per vedere che tipo di reazione la ragazza ci mostra. Possono esserci dei danni arrecati dall'incidente, soprattutto da quella che è stata la, la massa che si è creata? Beh, questo è presto per dirlo, eh. io mi auguro di no. Mi auguro di no perché la ragazza è un fisico giovane, è un atleta, e il soccorso è stato immediato, l'intervento è stato fatto nei tempi giusti. I segni neurologici sono abbastanza confortanti, pur rimanendo uno stato di coma solo in parte legato ai nostri farmaci sedativi c'è un, un numero di giorni con il quale si può decidere quale sarà la ripresa della ragazza? No, perché non lo possiamo stabilire adesso, vedremo nelle prossime ore, cominceremo un pian piano a ridurre i farmaci, però fare una previsione proprio precisa sulla, sulla tempistica è difficile adesso. In base al il primo risultato dopo l'operazione siete ottimisti? Beh, moderatamente ottimisti perché l'intervento è andato bene, quindi eh, ci auguriamo che sia possibile ottenere un buon risultato. A poche ore dall'accaduto il sostituto procuratore della Repubblica Lucia Campo ha aperto un fascicolo su quanto avvenuto sul ring del Palacole dell'Ara. L'indagine in questa fase è nei confronti di ignoti, l'ipotesi di reato e quella di lesioni aggravate. Il magistrato ha anche disposto il sequestro delle immagini relative al combattimento, oltre che dei combattimenti disputati dalla Pugile in precedenza, per poter ricostruire l'intera vicenda che poi ha portato al drammatico epilogo. Il PM potrebbe anche nominare un esperto per l'esame delle immagini. Sono stati carabinieri della compagnia di Chieti a rimettere una segnalazione alla procura teatina. Proseguiamo sul centro, maledetto blackout, chiavi, eh, cavi ghiacciati, tralicci crollati, telefoni in tilt, l'Abruzzo pensa al futuro, il centro ha sentito Enel, eh, Terna Telecom e Anas, ecco cosa si sta facendo per impedire che il sistema collassi eh, di nuovo come è successo eh, due mesi fa. E poi in basso, regione ha elevato rischio frane, l'elaborazione del Cresa, allarme massimo sul 5,8% eh, del territorio regionale, in queste aree sono ubicati il 2,8%. Il 2,2% della popolazione, il 2,2% delle imprese e il 6,6% dei beni eh, culturali. In provincia dell'Aquila la superficie sale al 7% e interessa il 6,2% dei eh, residenti. Avanti ancora con la cronaca di Pescara, donne perseguitate manca solo che mi ammazza, tre denunce, due arresti e l'ultima minaccia dell'ex sotto casa, la disperazione di una 46enne, ha interrotto la relazione dopo sette anni, e da un anno e mezzo non ha pace, messaggi e biglietti ovunque, lui continua a... A venire sotto casa, vivo eh, prigioniera. L'appello ai magistrati non aspettate che si arrivi alla violenza fisica: quello che mi sta facendo è già grave. Che cosa devo fare oltre a eh, denunciarlo? E poi ancora me ne ha fatte di tutti i colori per tutti questi mesi: mi ha promesso di rovinarmi diffondendo le mie foto private. Lo facesse basta che mi lascia in pace, non ce la faccio più. Questa è la eh, testimonianza eh, appunto di questa donna vittima di questa persecuzione. Poi ancora aggredisce la convivente davanti alle figlie, arrestato per di Città Sant'Angelo, bloccato dai carabinieri mentre picchia la donna. Portatela via o l'ammazzo, dice i militari, ma lei non l'ha denunciato. Avanti ancora, investimento da 14 milioni via ai lavori per cambiare luci alla città e, e Pescare Energia annunciano la sostituzione di tutti i vecchi impianti con fari a LED nel 2018. Tocca anche ai eh, semafori. Poi in basso l'area ex diventa eh, parcheggio, struttura con 58 posti a pagamento nel terreno occupato in passato dagli abusivi avanti ancora l'ITE sulla presidenza del Consiglio. Ora si fanno avanti le liste civiche. Bruno presenteremo noi un candidato se il PD non riesce a trovare un accordo al suo interno. Rinviati intanto la sostituzione di Del Vecchio con Blasioli per l'incarico di vice sindaco. In basso i commercianti contro ehm, il megalo 2 si tinna l'Aquila, alza il eh, rischio di esondazioni del fiume e danneggia i eh, negozi. Eh, sempre eh, restando in, mh, a Pescara, fiamme in via Orione, incendio nel deposito, due bus distrutti, i mezzi della società di trasporto Tua erano eh, parcheggiati nella zona delle riparazioni, avviata una indagine mh, interna. Mmh, poi ancora Pestaggi in centro, Parolise Nega, interrogati i giovani arrestati dalla polizia per le aggressioni a Pescara Vecchia avanti ancora siamo sempre a Pescara omosex e bullismo la lezione contestata il genetista pescarese Palca difende la famiglia tradizionale e poi ancora nuove povertà questa non è vita non potete toglierci anche l'acqua famiglia di San Giovanni Tiatino con tre figli sono senza lavoro e vivono con una piccola pensione di invalidità a Francavilla eh, anzi, a Cepagatti, in questo caso una parete in frantumi schiacciati due operai. Valle Mare, eh, frazione di Cepagatti, crolla il muro di una casa durante la ristrutturazione. I feriti estratti dalle eh, macerie dai colleghi, il cantiere è finito sotto eh, sequestro. Eh, siamo alle pagine di eh, Montesilvano, eh, allievi del Dascagno inviati nella Locride contro tutte le mafie. La delegazione di 75 studenti parteciperà all'appuntamento dell'associazione libera di Donciotti in ricordo delle eh, vittime. E poi in consiglio comunale a Montesilvano Abruzzo Civico estromette Ruggero eh, dalle mh, commissioni. Eh, in basso tricolore eh, sulla pista ciclopedonale provate le tinte per il tracciato in costruzione al Parco Falcone in via Cavallotti. E poi ancora eh, cade sulla pista da crosse grave, è successo ad Alanno, un uomo di Chieti si rialza e torna a casa, ma qui si sente male e finisce eh, all'ospedale. E ora mh, la pagina di eh, Chieti, mh, il PM ergastolo per eh, dilello, la richiesta in assisa, il fornaio assassino si pente, chiede perdono, ma non basta l'imputato in aula. Non ero io in quel momento. Il grande amore per mia moglie mi ha portato a compiere un gesto di grande follia, una follia che è cresciuta nei mesi senza di lei. Parla il procuratore di Florio, non è stato avvertito da nessuno quando la vittima è giunta al bar, conosceva le abitudini di vita del giovane ucciso. La premeditazione c'è. E poi in basso oggi Vacca sblocca gli stipendi, Ateneo, il decano avvisa i dipendenti in ansia, i sindacati chiedono alla Fedeli il commissariamento. Pagine dell'Aquila e di Teramo, allora siamo in provincia dell'Aquila. In particolare a Celano. Rischia la vita, operaio, ehm, operato per una scheggia nell'intestino. Il pezzo di legno forse nascosto in un alimento, il professor Scipioni dell'Immacolata di Celano. Evento eh, rarissimo. E poi per la politica, e qui siamo all'Aquila, Silveri rompe i mh, giochi. Ho deciso, eh, mi candido, eh, l'ex manager della ASRA, la guida di un movimento civico, centrodestra in frantumi, non per colpa mia. E siamo nella pagina Teramana, Sanità, ragazza salvata da un aneurisma a mal di testa, operata d'urgenza. La 33enne Teramana è stata trattata nella radiologia vascolare al Mazzini con un'embolizzazione, ora è ricoverata in rianimazione ma è vigile e muove tutti gli arti, fra qualche giorno sarà. Eh, di e poi ehm, in basso decreto sisma battaglia di emendamenti, iniziata la discussione alla Camera per la conversione in legge, da oggi iniziano le eh, votazioni. Ci fermiamo con la mh, prima parte di mattino 6, diamo lo spazio alle previsioni del tempo, poi alla pubblicità e poi rientriamo per sfogliare le pagine del Messaggero Abruzzo e della città. Di nuovo buongiorno, è la seconda parte di Mattino 6 che riprendiamo con il messaggero Abruzzo. Bimbo autistico rifiutato, i presidi eh, davanti al sindaco, Lanciano, mamma va dalla polizia, tre scuole non iscrivono mio figlio, i dirigenti mai detto di no allo scolaro, oggi la mediazione del primo cittadino, la donna, ogni volta che ho spiegato la situazione lui non è stato accettato, i responsabili degli istituti non avremmo mai potuto respingerlo perché la legge, non lo eh, permette, e poi ancora in basso per la politica PD: eh, Martina apre la eh, conta eh, 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 AP. e poi Chiavaroli presenta AP, poi ancora in basso Orsi e Lupi, nuova mappa e più. Tutele. Eh, siamo a Pescara, Pini Tagliati, due indagati in comune. Avvisi di garanzia consegnati ieri al dirigente Giuliano Rossi e al responsabile delle Verde eh, Mario Caudullo. L'accusa è di abuso. Si tratta degli sviluppi degli esposti presentati in procura dal Comitato Salviamo gli Alberi lo scorso settembre. Il consulente Rabottini firmò la relazione sulle piante pericolose contestata dagli ambientalisti. Poi ancora in basso, altolà delle liste civiche al PD, basta liti per le eh, poltrone. Presutti e Pagnanelli si contendono la presidenza del Consiglio e pesa il ricorso di eh, Casciano contro eh, Natarelli. Mm, avanti con, sempre eh, restando a Pescara con questo titolo, il fascino di Via Trento tra storie. E tra storia e tendenze, attività tradizionali e nuove mode convivono nel salotto commerciale. La marcia in più, eh, portata da mh, Restyling e ZTL, anche se eh, non mancano i eh, nostalgici, ehm, i eh, pionieri, la Bresciana presente dal 1964. Puntiamo sui clienti affezionati, dice Carlo Petrore, fondatore mh, di eh, G-Man. E poi ancora in basso, inaugurato il eh, parcheggio. In via Fonte Romana, disponibili 58 posti, 3 per disabili al costo orario di 1 euro su un'area liberata dagli abusivi. E poi luci della città al via ehm, lavori per 16 milioni grazie a Enel Sol. In arrivo 10.000 lampade a LED, interventi su scuole e palazzi comunali e nuovi eh, semafori. Vediamo il servizio su questa iniziativa. Nuova luce sulla città di Pescara. Nel giro di un biennio sarà interamente ammodernata la rete elettrica ed illuminazione pubblica attraverso l'installazione di lampadini a led a luce bianca da parte della società Enel Sole, che si è aggiudicata l'appalto decennale per la gestione degli impianti di Pescara. L'importo dei lavori è di circa 10 milioni di euro e verranno sostituiti 11.600 punti luce e quasi 6.000 pali. I lavori divisi in otto lotti che partiranno dal lungomare nord. Prevedono anche altri ammodernamenti come l'estensione del telecontrollo per la gestione dei guasti e la sostituzione delle linee elettriche vetuste, oltre che dei corpi luminosi all'interno delle scuole di competenza comunale. Secondo Pescare Energia, la società in-house del comune che gestisce l'illuminazione pubblica, si otterrà un risparmio energetico di circa il 50%, oltre ad un miglioramento della illuminazione delle vie cittadine. Finalmente si è concluso un contratto. Dopo vicende giudiziarie, perché il contratto, l'aggiudicazione è impugnata, eh, dal 2014 si è conclusa. Adesso ripartiamo con un progetto che è ambizioso perché prevede investimenti per 15 milioni di euro, 10 milioni, 244 mila euro saranno messi un po' dalla società che si è aggiudicata la gara e 5 milioni e 350 mila euro li metterà a pescare a energia e interverremo mettendo la luce bianca, in pratica i led il led dà una notevole riduzione di assorbimento quindi risparmi energetici consistenti e interverremo un po' su tutta la rete ma non solo, toglieremo i globi che non sono più a norma in pratica è un restyling dell'intera illuminazione pubblica della città di Pescara. Così abbiamo salvato Albano, sempre sul messaggero Abruzzo, il racconto dell'infermiera Antonio Cecchini all'ipercopio, il cantante parlava con difficoltà per il principio di ischemia. Dopo il primo intervento della Croce Rossa di Spoltore, l'artista è stato ricoverato a Bari e nella stroke unit di Lecce. In taglio medio tenta di ammazzare la moglie, fermato a stento dai carabinieri. Tragedia sfiorata. Domenica in Manette Florin Raduro, meno di 40 anni, la vittima salvata dall'allarme, lanciato dai vicini. In basso il TAR respinge il ricorso di Toto per la bonifica del sito di Bari. Bussi. Eh, siamo alle pagine Aquilani, il centrodestra in frantumi. Anche Silveri corre da solo. Dopo Biondi è arrivato l'annuncio dell'ex manager della ASL provinciale, ho provato a cercare un'intesa. Eh, non sono stato io a rompere il quadro. Presentato anche il simbolo di riscatto popolare. Domina l'immagine del castello eh, cinquecentesco. Eh, poi ancora anche Casa Pound scenderà in campo con una propria proposta. Forza Italia resta in stand by in basso. Consulenza sulla viabilità a un letterato. La Corte dei Conti chiede 10.000 euro all'ex direttore generale della provincia. Eh, poi ancora sempre restando all'Aquila L'Aquila, Caseater senza soldi, stanzetti 85 milioni rischiano di essere 35. La protesta oggi mh, approderà in Consiglio regionale, verrà chiesto conto dei reali finanziamenti eh, previsti. Perrotti a 8 anni di distanza dal terremoto siamo stanchi della mh, situazione. Piste ciclabili, pronto il primo eh, tratto, a breve ehm, eh, l'inaugurazione del primo tratto da, eh, Santeria, eh, da Santeria Fossa, Pietrucci. Per lo eh, sviluppo. E poi ancora in basso RSA chiusa dopo i danni del sisma, salvi i eh... 55 posti di lavoro, i lavoratori potranno riprendere servizio tra una ventina eh, di giorni, la soluzione dopo l'occupazione pacifica di otto ore nella sala Silone a Palazzo dell'Emiciclo. E Poi ancora a Sulmona, Sviluppo Italia, area di smantellamento, preavviso di svratto per 14 aziende con contratto di prestazione dei servizi eh, dislocati a Sulmona, Vezzano e Mosciano Sant'Angelo, ha annunciato anche il licenziamento per 12 dei 17 dipendenti. Attualmente assunti e senza paga da quasi un anno, ehm, la ehm, società partecipata della regione sembra prepararsi a vendere i gioielli di eh, famiglia. Poi ehm, in taglio medio, Tedeschi perseguitato da una regia occulta, il sindaco eh, PD di Cerchio replica dopo i rilievi e le contestazioni della Corte dei Conti siamo alle pagine di Chieti Box, inchiesta della procura scatta il sequestro dei video giovane in coma dopo il combattimento ipotizzate le lesioni personali aggravate la verità dai filmati dell'incontro di sabato l'esperto nominato dal PM vedrà le immagini le condizioni di Francesca Moro restano stabili i medici riducono i sedativi per valutare i segni di recupero e poi ancora Macbeth contaminato l'esperimento è riuscito il cast è tutto a si ha affrontato un testo difficile, Morciano sugli scudi, originale e dinamica la scenografia. In basso, testa si è insediato, non vedo l'ora di cominciare. È il nuovo procuratore generale a Chieti. Delitto Delisa, il PM Ergastolo a Dilello, il procuratore di Florio il killer conosceva le abitudini di Italo Delisa sono evidenti le prove sulla premeditazione e la minorata difesa mostrati filmato e foto delle esecuzioni in strada a colpi di pistola la mamma del giovane è un malore venerdì attesa la sentenza l'accusa ricostruisce nessun amico avvisò Fabio, non risulta che la moglie fosse incinta allora, andiamo ad ascoltare proprio le eh, parole del eh, procuratore Di Florio. L'accusa che cosa ha chiesto per Dilello? Eh, abbiamo chiesto l'ergastolo, come perché? pena, ma per una serie di considerazioni che abbiamo sviluppato nel corso della requisitoria, per la presenza di una serie di aggravanti e soprattutto perché abbiamo ritenuto che non potessero essere concesse circostanze attenuanti, men che meno quella della provocazione. Quali sono gli aggravanti? La premeditazione e l'abuso di minorata difesa. Quindi nessuno lo ha chiamato per dirgli che Delisa era lì al bar? Non risulta dagli atti. Quindi, non ci sono state telefonate che, mh, che praticamente hanno avvisato di, Lisa, eh, di Lello che Elisa fosse al bar? No, no, assolutamente, questo non risulta dagli atti del processo. Abbiamo fatto anche degli accertamenti sia sui computer che sui telefonini, ma abbiamo acquisito tabulati telefonici. Nulla di tutto questo autorizza a dire eh, che vi sia stata una chiamata da parte di qualcuno. Quindi, chi lo ha scritto in maniera maldestra ha commesso un errore. E come, lui, come faceva lui a sapere che Delisa era lì in quel momento? Beh, arrivateci per logica perché se non è stato avvisato probabilmente conosceva le abitudini. Roberta era in stato di gravidanza? Non risulta dagli atti del processo. In aula che, che, che cosa avete mostrato? Abbiamo ripercorso momento per momento quello che è accaduto il primo febbraio, dall'inizio alla fine. Ecco cioè. E da quando i due percorrono la strada di vasto in cui si incrociano fino a ciò che è accaduto purtroppo davanti a quel bar. Siamo alle pagine di Teramo del Messaggero Abruzzo. Botte a medici e carabinieri. Notte eh, di eh, paura all'ospedale. Protagonista un giovane di Bellante, ubriaco. Spray urticante per bloccarlo. L'allarme del CERT sono in aumento. Le miscele tra alcol e droga in eh, provincia. Valerio Profeta, il eh, responsabile del servizio. L'età delle persone in cura si abbassa sempre eh, di più. A Mosciano controlli a sorpresa della polstrada munita di e chilometro. Poi ancora ehm, Brucchi a Bruxelles a caccia di fondi, oggi e domani incontro con Tajani, sarà difficile, ma anche l'Europa deve aiutarci eh, sul eh, serio. Eh, sulla costa Giulianova eh, minacce del vicino famiglia cambia casa, noto professionista giuliese costretto a trasferirsi in un'altra parte della città a causa delle aggressioni, è arrivata la prima condanna del giudice Anna Lissone che ha fissato anche una somma Risarcimento danni. Gli episodi avevano reso impossibile la convivenza con i vicini. E poi ad Alba Adriatica, eventi estivi ai privati, il bando ha funzionato: la stessa associazione che aveva organizzato il cartellone adesso presenta una richiesta molto inferiore. Possiamo lasciare il Messaggero Abruzzo. Ora? Eh, riprendiamo eh, sfogliando eh, la città, il quotidiano della eh, provincia di eh, Teramo. Eh, siamo appunto a, eh, a Teramo, una libreria Mondadori al posto di Tezenis. La provincia mette a gara gli spazi di Corso San Giorgio mh, occupati dal negozio. Prevista una mh, offerta alla eh, seconda asta. Eh, Calcedonia resterà invece al suo posto. La catena si è aggiudicata il bando per l'affitto degli spazi eh, davanti la prefettura poi di spalla il cantiere infinito arrivate le pietre per il restyling di Corso San Giorgio Brucchi a Bruxelles mentre si vota sul decreto Sisma i sindaci del cratere incontrano il presidente Tajani intanto a Roma inizia l'esame dei primi emendamenti cruciali per l'Abruzzo e poi ancora Ubriaco fa uno show al pronto soccorso devasta gli arredi del Mazzini aggredisce due carabinieri che tentavano di placarlo. La notte finisce a Castrogno, una cena eh, degenerata, ubriaco Fradicio caccia fuori il padrone di casa, portato in ambulanza a Teramo, rifiuta le cure e dà in escandescenza. Poi per la eh, politica da Tancredi nulla osta per il eh, rimpasto sia sì, all'ingresso in giunta di Dodo e al quarto eh, assessore Gattiano. In basso il convegno, ripartire dopo il sisma si può. Domani sera il convegno al Congresso. Comunale di Montorio e allora andiamo a vedere il eh, servizio sulla presentazione di questo eh, convegno con anche le parole del consigliere eh, regionale Di Ignazio. Montagna Teramana, martoriata nello spirito e nell'economia, ma il commercio e l'artigianato devono ripartire. Servono soluzioni ma anche idee, se ne parlerà a Montorio mercoledì prossimo a partire dalle 19 in un convegno organizzato dai commercianti montoriesi. Abbiamo organizzato questo convegno eh, promosso principalmente dal Presidente dell'Associazione Commercianti Ami di Montorio, l'amico Maurizio De Angelis, eh, cercando di coinvolgere tutte quelle che sono le forze che possono dare il proprio contributo. A cominciare chiaramente dal Presidente della Camera. Di Commercio, dal presidente della Consorform, eh, dalla mh, Confcommercio, quindi avremo eh, con noi anche l'assessore eh, Lolli che ha la delega all'età di vendita produttiva, ma principalmente gli attori più importanti, quelli che sono i commercianti e gli artigiani di, diciamo, della vallata eh, del Vomano in su verso la montagna che hanno subito eh, gravissimi danni, è una, una prima di tante iniziative che vorremmo fare anche nella nostra eh, città di Teramo perché credo che solo così, dando una mano, stando, stando vicino a quelle che sono le attività produttive che in questo momento stanno subendo i danni più grossi, insieme anche al turismo ovviamente. Al vicepresidente Lolli che cosa chiederete? Beh, chiederemo innanzitutto di starci vicino, di investire sul territorio della mano perché a mio avviso il territorio della mano, la montagna della mano è quella che ha subito forse di più, nonostante la tragedia di Ricopiano sulla quale ovviamente siamo tutti profondamente colpiti e feriti, il no, le nostre attività sono ferme e, dobbiamo, eh, e io sono convinto che qualche risposta importante vedrà fuori. Proseguiamo sulla città negata l'assistenza domiciliare e anche il rimborso per tre mesi aspetta la ASL con bacino e anche fratturate. Quando si rivolge al privato si sente dire che ha eh, sbagliato. Avanti ancora ehm, siamo in ehm, provincia di Teramo in particolare qui in Val Vibrata Tortoreto ha annullato il eh, bando sugli impianti sportivi profili di illegittimità e pochi fondi per metterli in eh, sicurezza. Sarà pubblicato un nuovo bando dopo la messa in sicurezza degli impianti mh, forse eh, dalla nuova eh, amministrazione. A Giulianova, Mastro Mauro con Bersani e D'Alema, il sindaco lascia il PD per aderire agli scissionisti di articolo 1, vicini agli ex PD. Tra i presenti in sala anche il sindaco di Pineto Verrocchio e il presidente della Camera di Commercio Lanciotti. A Roseto ora pronto un piano da mezzo milione per il Pontile, ristrutturazione, spiaggia dei sassi, un attracco per il diporto turistico e una struttura turistica in gestione. L'amministrazione di Girolamo sta studiando un'idea per riqualificare l'intero tratto del Lungomare Sud partendo proprio dall'area del Pontile in chiave turistica e ricettiva. Il progetto è stato sottoposto all'attenzione della Regione per la ricerca di finanziamenti con cui sistemare l'area. E poi eh, Tre guai per il turismo, C. Morosi spinge sui project financing Pontile, Villa e Pista e Ciclo Pedonale. La prossima sarà un'estate in eh, salita. Eh, eh, siamo a Pineto, chi contesta non ha mai partecipato L'area marina protetta del Cerrano risponde alle critiche dei vongolari e dei eh, balneatori E eh, ora che tutti facciano la loro eh, parte mh, per evitare interessi di eh, casta o quelli eh, personali e siamo allo sport sempre sulla città ehm, si parla chiaramente di Teramo Teramo chi l'avrebbe mai eh, detto? Sei gol al Gubbio, tifoseria eh, spaccata squadra trasformata, una contestazione che eh, va avanti, è un silenzio stampa eh, atipico eppure la eh, salvezza è a eh, tre eh, punti e poi per il eh, basket Roseto si sveglia appena in tempo e fa suo il derby la eh, Proger Chieti sembrava poter dominare la gara ma gli Sharks hanno dimostrato ancora di essere una squadra vera, battere i rivali abruzzesi in rimonta darà una carica supplementare alla squadra rosetana eh, proseguiamo sempre con le pagine dello sport siamo mh, di nuovo al messaggero eh, c'è l'articolo sul Pescara un Pescara che guarda già al uh, futuro uh, come scrive appunto il messaggero visti i risultati scadenti e la Retrocessione alle porte, è tempo già di pensare al domani. Nel merino, tanti giovani di prospettiva monitorati i sudamericani Romero del Belgrano e Neira del Wanderers. Zeman punta sul mercato italiano. Piacciono insigne Junior Marsura del Vene, Venezia e la stella della Roma Primavera Keba e poi ancora. Eh, Zeman a proposito di Stella, ha una nuova Stella ma all'interno eh, già della rosa bianca azzurra e eh, si parla di eh, Mamadou eh, Koulibaly. Che ha debuttato proprio a Bergamo nella gara con l'Atalanta. Il DS eh, Pavone al Torneo di Viareggio a caccia di eh, promesse, già presi Mancuso e, e proietti. Intanto l'ironia che impazza sul web ehm, Sebastiani Scarma diventa virale tra i eh, tifosi, una eh, parodia mh, del mh, brano Occidentali Scarma di eh, Gabbani che ha vinto l'ultimo Festival di Sanremo. Calcio a 5 Pescara under 21, la prima storica. Final 8 questa sera ore 20:30 contro Venezia Mestre, l'allenatore di Vittorio. Siamo felici di rappresentare tutto l'Abruzzo. E poi il Lega Pro Teramo continuità per la salvezza. Dopo il tennistico successo del Gubbio, adesso è vietato cullarsi sugli allori, mostrati grossi segnali di progresso. La zona fuori rischio ha soli tre punti. E poi in basso, l'aquila, la società decide di aprire alla cessione, ieri un comunicato anche diramato a tal proposito dall'Aquila Calcio. E poi per la, sempre per la Serie D la Vastese arretra, ora bisogna fare quadrato mister Favo, troppe amnesie e l'arbitraggio ci hanno condizionato e poi Avezzano, un mese da eh, dimenticare un solo punto nelle ultime quattro partite dopo la salvezza già ottenuta Tortora non molla e poi andiamo a chiudere con l'ultima eh, pagina per il basket di Paolo Antonio super coach dedicato a società e Ruben, l'allenatore del Roseto il giorno dopo l'impresa del derby Sherrod in sala di registrazione per eh, Brandon And the Sharks amoroso quando in tribuna c'è mia suocera. Si vince. Cena luculiana per Adam Smith, l'ironia di eh, Fulz. Poi ancora mh, mh, da una parte c'è l'entusiasmo del Roseto, dall'altro oh, l'amarezza della Proger che si interroga ancora una volta. L'overtime è stato fatale. Miglior prestazione stagionale, eppure dilapidato. Un grande eh, vantaggio. de Cosi ancora più ombre che Luci, Coach Bartocci, eh, ripartiamo dai tre quarti eh, di gara. Salvezza che comunque resta eh, complicata e Cimorosi eh, dopo il derby esulta ehm, con un'esultanza appunto tra di Bala e Mitterrand. Noi ci fermiamo qui per questa rassegna stampa odierna, per questa edizione di Mattino 6, vi ricordo l'appuntamento con i nostri notiziari alle ore 14, alle ore 19 e alle ore 23 e poi questa sera l'appuntamento con Proteramo, condotto da Jacopo Forcella. Grazie a Silvia Gentile e Claudio Di Giacomo in regia, grazie a voi per averci seguito in questa mattinata, buona giornata.